mondo, ma nessuno se l'aspettava. E poi è diventato quello che è diventato. Ed era uno dei tra gli ultimi, insomma. Bugiato una volta, anche l'ultimo poteva dar fastidio al primo, dai. E oggi è possibile ripetere queste. No, adesso i numeri uno rimangono numero uno a vita, perché difficilmente. Vuoi perché le organizzazioni non danno spazio alle nuove leve, ai ricambi, come succede d'altra parte, me ne voglia la federazione, per carità, me levano subito la testa se parlo male di questa cosa, però il pugilato a livello professionistico qui in Italia non c'è. Non c'è perché non ci abbiamo i ricambi, la federazione insiste sempre con quei soliti pugili a portarli avanti la nazionale, quando potrebbero lasciarli liberi e farli fare professionista, potrebbero rendere molto di più, perché sono esausti della bozza dilettantistica e purtroppo non c'è ricambio, appunto questo. Ma questo è un problema solo dell'Italia o è un problema comunque? No, è un problema dell'Italia, ma diciamo Alberto dice di no, no, in Argentina no, è un problema che sta a livello mondiale, penso che c'è quel problema. Sì, guarda, l'unico paese che non gli interessa di questa cosa sono gli americani, tanto è vero che gli americani rispetto a tanti e tanti anni fa vincono molto meno medaglie olimpiche rispetto. È vera questa cosa. E questo è vero, perché adesso un pugile americano a 18 anni passa professionista e non gli frega di indossare la maglia della nazionale e andare a fare olimpiadi. O meglio, se c'è un campione che va a fare olimpiadi, si pia la medaglia d'oro e il giorno dopo passa professionista e firma il contratto plurimiliardario con la Golden Boy di americana e fa contratti miliardari. Ciao, in Italia non ci stanno i soldi e continua a fare dilettantismo. Molti dilettanti guadagnano molto di più di pugilisti. Questa è una cosa che rovina il movimento, ovviamente. Rovina il movimento. Il pugilato purtroppo c'è da fare un discorso lungo, magari nella prossima puntata, certo, ne parliamo. E il pugilato professionistico sta, diciamo, non sta più come ai tempi di una volta, e gli ultimi campioni sono stati proprio gli ultimi, ma il pugilato, per farlo rinascere, i Max Media, gli sponsor, se non ci sono questi il pugilato va a sparire, certo, perché non stiamo facendo nulla per ritirarlo su, capito? E non è facile trovare. Anche la Rai stessa, la televisione l'ha quasi abbandonato il pugilato. Pugilato che mi fa vedere un titolo italiano, è pur vero che non c'è più lo spettacolo come c'era una volta, però se non dai la possibilità di crescere nella box vedrai sempre dei spettacoli scarsi, ma il pugilato non si può far vedere all'una di notte. Sono d'accordo con te. Bisogna vederlo alle 8, alle 10 e i sponsor. Se tu il pugilato non lo fai vedere in prima serata, nessuno ti dà i soldi per sponsorizzare la propria azienda all'una e due di notte. Ma scusa, negli Stati Uniti, dove poi passa in queste televisioni via cavo, no? Quindi a pagamento. Sì, pay per view. Quindi c'è un mercato di persone negli Stati Uniti che pagano per vedere i match in televisione. Il pugilato in America è come il calcio qui in Italia, il pugilato in America c'è un business non indifferente. Io ho visto dei match molto tempo fa, ho visto dei match di Mayweather, di Pacquiao pagando sulla rete Sky, adesso non mi ricordo. A me il match mi è costato 15 euro stando in televisione a casa, certo, seduto, certo. E considera che lì un biglietto, non dico a Porto Ring, ma in piccionaia su in alto paghi 70-80 dollari, e se vuoi vederlo da vicino il match paghi 700-800, allora, 1000 dollari. Ringside, chiamato ringside, no? Sono 1000-1200 dollari per vederti un match, insomma. Va bene, Franco, senti, allora io ti ringrazio come al solito di essere stato qui con noi, diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre qui dallo studio di Villa Gordiani, se nella sala grande o nella nuova stanza rinnovata, verifichiamo i tempi di ovviamente di ristrutturazione, però insomma abbiamo ripreso, poi chissà se ci porti qualche ospite gradito, anche Francesca, insomma, che salutiamo, che ci sta
ascoltando, insomma, anche qualche altro tuo campioncino. Ciao Francesca. Qualche altro tuo campioncino e poi, insomma, già la settimana prossima speriamo di dare qualche altra notizia in più su quello che la Lupa Box continuerà a fare nella sua location a Rione Monti, a via Sant'Agata dei Coti. Sì. E poi pronta per poi trasferimento della sede, a Villa Gordiani con la nuova palestra che è in progettazione e quindi poi va in costruzione. Esatto. Va bene Franco, io ti auguro una buona serata, ringrazio Alberto che ci ha aiutato. Grazie a voi. E che ovviamente ci ha dato il contributo su Nicolino Loce. E io saluto tutti i nostri radioascoltatori e come al solito appuntamento su Radio Roma Futura. Grazie Massimiliano, ciao Alberto e grazie a tutti i radioascoltatori. Alla prossima settimana. Arrivederci, buonasera.